There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Che carambata! Adesso ci ha bussato qualcuno al van ed è un ragazzo con cui eravamo in contatto l'anno scorso prima di entrare a Panama. Poi abbiamo perso un po' i contatti, però avevo in mente in questi giorni che dovevo risentirlo. Ed eccolo qua! Siamo in un paesino disperso tra le montagne e ci ha trovati. E dopo faremo un giro con lui perché vuole portarci a far vedere le bellezze di questo posto. Hola! Mucho gusto! Mucho gusto! Ellos vienen de Italia, están conociendo a Chitra. Portando a vedere questo fiume che è in piena adesso, c'erano delle pozze termali ma sono state coperte dal fiume e ci beviamo una birretta intanto. Qui si tuffano e fanno tutto questo scivolo d'acqua pazzesco, dobbiamo tornare in estate. Adesso c'è veramente troppa acqua, è in piena. Buongiorno. Siamo alzati, anche oggi c'è un bellissimo sole, quindi tra poco andremo con Carlos a vedere un'altra cascata. Alla fine abbiamo cambiato posto e siamo venuti nel giardino della casa di un amico di Carlos che voleva farci conoscere e c'è un panorama stupendo. Ci sono queste colline verdissime, eccole qua. Le dimensioni del nostro piccolo ducato ci aiutano a infilarci in qualsiasi posizione, in qualsiasi punto, anche perché qui non è che ci sono spiazzi perché è tutto in montagna e quindi anche un piccolo parcheggio per una macchina può essere il posto per passare la notte. Questa qui è una delle viste più incredibili di Panama. Guardate come sta prendendo il sole questo cane. Tutto spaparanzato. Qua c'è un albero di mango e sotto hanno arance e mandarini. Lì si intravede qualcosa. Adesso siamo con Carlos, no, molto tardi. Conosce tutto il paese, quindi stiamo salutando tutti. Ahora la noche. Háblatele. Buena. Su signor esposo? Chichi? Venga con un momentito. Stiamo andando a vedere una cascata che, pensate, è stata scoperta un anno fa da lui. Il sentiero è veramente difficile, infatti siamo in 4x4. No, Nirvan sarebbe rimasto fermo dopo 3 metri. Adesso cominciamo la parte di sentiero. Che bello! Siamo arrivati in quest'altro paradiso che non è segnato in nessuna guida. Grazie a Carlo l'abbiamo scoperto. Guai a chi dice che solo in Costa Rica ci sono le acque celesti. Anche a Panama c'è questo splendore. Wow. Grazie anche al clima che ci sta rendendo la giornata meno piovosa del solito. Carlo
si è appena tuffato. Ma non ho fatto in tempo a riprenderlo. Guardate che piscina. Siamo tornati sulla Panamericana e al caldo. Siamo scesi dalle montagne freschissime, meravigliose, siamo stati benissimo. Ora ci siamo fermati perché qua c'è un mercato artigianale, penso abbastanza famoso e molto grande, quindi ora andremo a vederlo. Buenas. Carine queste bottiglie. Perché sono quelli che sono intrecciati finissimi e ci hanno detto che si possono usare addirittura come vasi per l'acqua, non esce. Dei buoni sombrero arrivano a costare anche 100 euro, come questo, o 70 euro. Questi sombreri piccoli da collezione sono bellissimi. Ci sono anche in versione orecchino, eccoli qua. Abbiamo fatto una piccola spesa, c'erano un sacco di cose carinissime, tutte artigianali, fatte qua intorno e prezzi molto buoni perché non è un posto super turistico. Abbiamo preso questo cestino che appenderemo dietro al van, sicuramente ci servirà per mettere dentro qualcosa, anche se ancora non sappiamo cosa. Queste ciotole bellissime che useremo per mangiare. Queste vengono da un frutto che si chiama... già dimenticato. Calabason. Forse qualcosa del genere. Comunque sono davvero molto molto belle. Sono praticamente gli stessi frutti che abbiamo incontrato in quelle pozze di acqua calda vicino Boquete. Volevo trovare un sombrero ma ho la testa troppo grossa e non mi entrava niente, quindi cercherò da un'altra parte. Adesso cerchiamo un posto per la notte, andiamo al fresco, saliamo ancora una volta in montagna. Che chiesetta carina, qua in mezzo alle montagne. Mi sa che sta iniziando la messa. Siamo appena arrivati nel Valle de Anton. Mirvan parcheggiato, non per la notte, adesso ci andiamo a girare un po' il pueblo. Dove siamo stati a dormire ieri e l'altro ieri, ci hanno regalato tutta questa frutta, cioè maracuja, limone, un sacco di guineo, ovvero le banane, e qualche arancia. Di Panama. Grazie. Questo è uno dei dolci più tipici di Panama, si chiama Mama Iena ed è questa torta, è fatta con pane, uova, latte, uvette e cannella. Si fa anche in Italia comunque, io l'ho già mangiata anche in Italia, è buonissima. Finalmente il meteo ci ha concesso una pausa, non sta piovendo, abbiamo approfittato per uscire un attimo e andare a vedere il panorama di questo paese
che praticamente è stato costruito dentro un cratere di un vulcano che ormai si è spento. Ecco la strada che ci porterà lì su in cima. Oggi è anche la festa del padre, il dia del padre, quindi i panamegni sono presi con grigliate e festeggiamenti vari. Siamo quasi arrivati in cima, è stata una bella salitella. Anche qui ci sono i pini che avevamo già incontrato. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dietro c'è l'oceano e siamo in cima a questo vulcano ormai spento. Eccoci. Come si può vedere bene, siamo circondati da una cintura di montagne. Questo è il vecchio cratere, è il Valle de Anton. E lì c'è il nostro van, piccolino. Tra l'altro lì si può vedere molto bene l'Oceano Pacifico, siamo davvero vicini, circa 30 km. Vi farò vedere dove abbiamo trovato parcheggio in questa Courmayeur panamegna, dove ci siamo fermati già un po' di giorni perché si sta molto bene, c'è un bel clima e il posto dove abbiamo parcheggiato è unico anche qui. Indovinate perché? Ecco, di fianco a un fiume, lì c'è Nirvan. Qua intorno ci sono un sacco di ville bellissime e noi abbiamo praticamente l'accesso al fiume dalla porta di casa. Guardate tra l'altro queste formichine come stanno lavorando con tutte queste foglie. Abbiamo pure l'accesso con questa scaletta che va giù direttamente al fiume e quindi ci possiamo bagnare quando vogliamo. L'acqua devo dire che è abbastanza limpida, venendo da quella montagna lì vicino. Oggi ragazzi chiariremo con questo video i nostri prossimi passi sul viaggio dall'Alaska all'Argentina. Quando siamo rientrati a Panama, siamo rientrati dopo un periodo molto difficile in Italia. Ho scritto un post che parla di questo, di cui non mi va di approfondire in questo momento nei video. Siamo ritornati a Panama e non sapevamo veramente cosa avremmo fatto col van. Pensavamo di riportarlo in Messico, però l'abbiamo trovato veramente in condizioni ottime e quindi ci siamo detti che forse potevamo continuare con il nostro caro vecchio Nirvan, proseguendo il viaggio verso sud, verso il Sud America. È vero che è un van molto più piccolo di quello nuovo, di Nirvan 2.0, infatti i piani erano quelli di andare in Messico e di lasciare il nostro piccolo Nirvan lì per viaggi futuri e di continuare il viaggio con Nirvan 2.0. Ma poi ci siamo detti, Nirvan sta bene, è stato qui 11 mesi e aveva già dei problemi che abbiamo corretto senza nessun problema, l'abbiamo mantenuto, e quindi perché spedire quello nuovo in Sud America in un'epoca dove tutti i prezzi sono in aumento costante, le spedizioni costano tantissimo, per poi doverlo riportare in Italia. Sarebbe stata una spesa veramente importante per noi che non eravamo pronti a sostenere. Sì, infatti appunto nei mesi scorsi ci siamo informati anche un po' sulle tariffe e costa veramente tantissimo, e poi soprattutto Nirvan 2 è stato fatto per viaggi in Italia, Europa, comunque non in America. Qua c'è già Nirvan che era pronto a macinare chilometri, veramente non vedeva l'ora, l'abbiamo trovato
splendido, splendente, quindi... Noi non abbiamo mai detto che avremmo voluto finire il viaggio con Nirvana 2.0, anche se ci sarebbe piaciuto. Io penso che Nirvana si meriti tutta la strada fino all'Argentina. Per metà del viaggio, Nord America e Centro America, in 2 anni ci siamo trovati veramente benissimo con questo mezzo, quindi visto che era già rodato e abbiamo visto che era perfetto per questo tipo di viaggio, anche perché è piccolo e soprattutto è della misura giusta per entrare nel container che va in Sud America, abbiamo preso questa decisione. A volte non condividiamo con voi subito i nostri passi, i nostri progetti, perché magari non lo sappiamo neanche noi. Stiamo prendendo le cose un po' più alla giornata, diciamo. Quindi per chi ce lo chiedesse, non abbiamo intenzione di vendere Nirvana 2.0, perché sicuramente ci viaggeremo. Per noi è stato veramente bellissimo costruirlo, perché convertire van è una nostra passione, che magari in futuro diventerà qualcosa di più. Ci teniamo molto, infatti c'è sempre qualcosa da imparare, e prima che diventi un lavoro comunque ci vuole molta esperienza. Per noi questi mesi sono stati proprio importanti. Tanti, ci hanno dato tanti stimoli in un momento complicato. Nirvana 2.0 è al sicuro, nel senso che non è alla dogana di Panama, sì. È in un parcheggio coperto con delle persone che se ne prendono cura, e quindi questa cosa qui ci fa stare sollevati da un certo punto di vista. Dall'altro ovviamente ci manca anche lui, perché ha molti più comfort, quindi nel momento in cui saremo via probabilmente lo affitteremo a chi vorrà provare l'esperienza di viaggiare con Nirvana 2.0. Ovviamente stiamo preparando tutto affinché sia possibile e sicuro sia per chi lo vuole affittare. E ovviamente anche per noi, perché ci teniamo tantissimo, è la nostra seconda casa. A noi fa piacere avere dei punti d'appoggio, 2 punti d'appoggio, uno in Italia, uno in America, perché comunque ci permettono di avere più libertà. Se volessimo tornare in Italia abbiamo un posto dove stare, visto che non abbiamo una casa e per il momento non ci va di prenderla. Quindi niente, le nostre scelte sono queste, non c'è niente di strano sotto. Certi giudizi secondo me sono un po' superflui, perché quando non si sa cosa c'è dietro certe scelte, bisognerebbe solo rispettare chi sta dall'altra parte del video. E quindi la notizia è che noi continuiamo verso Sud America. Ovviamente la Panamericana finisce il suo tratto centroamericano un po' più giù di Panama City. C'è il Darien, che è la provincia di Panama insormontabile a cavallo con la Colombia. Non c'è una strada transitabile per innumerevoli ragioni. Quindi il nostro Nirvan si imbarcherà tra qualche giorno su una nave che lo porterà a Cartagena in Colombia. E noi lo imbarcheremo tra qualche giorno e vi racconteremo tutto. Però prima bisogna andare a visitare un posto che Linge vuole vedere da tantissimo. Ebbene sì, adesso il nostro destino è Panama City, dove svolgeremo tutte le pratiche per mettere Nirvana in un container, e poi per andare a visitare il canale e i dintorni di Panama, perché poi resteremo senza casa per un bel po'. Bene, spero che questo video abbia risposto a molte delle domande che giustamente vi siete posti, e se ne avete altre scrivetecele pure. E noi ci vediamo al prossimo video. Cannot take this.